La spiegazione risiede nel fatto che nel campionato di serie ci sia mai nulla di scontato. E come tu hai sottolineato, le due battute d'arresto registrate dal Benevento sono lì a confermarlo, soprattutto l'ultima è stata particolarmente pesante, considerata la portata della vittoria del Frosinone per 4-1. Detto questo, nulla. Compromesso, perché basti dare un'occhiata alla classifica della Serie B dopo 12 giornate, il Benevento è più che mai in zona playoff e certamente queste sconfitte devono suonare come un campanello d'allarme, perché se ti consenti distrazioni oppure se sottovaluti l'avversario o sei convinto che per il solo fatto di venire da una serie di risultati utili consecutivi arrivati sino ad 8 nulla di negativo debba più accadere, vai fuori strada. E la dimostrazione più plastica l'abbiamo avuta proprio dalla sconfitta partita in casa contro il Benevento. Ecco, abbiamo sempre detto che ci sono tre elementi in questa squadra importanti, come Ionita, come la Padula e come Glick. Quando accade poi quello che è accaduto sabato con Glick, certo resta l'amaro in bocca, perché dovrebbero essere quei giocatori a fare la differenza, e quel fallo sicuramente al 25esimo con la sua espulsione ha compromesso di certo la partita. Sai, anche i grandi giocatori, Glick è un grande difensore, possono incappare in un episodio del genere che certamente, come tu hai rimarcato, ha condizionato in maniera pesante la successiva prova del Benevento. Però questo non deve inficiare il giudizio sul difensore del Benevento, che hai definito, e sono d'accordo con te, un punto di riferimento della squadra sannita. È evidente che il primo ad essere dispiaciuto di quanto sia accaduto sia proprio lo stesso Glick, ma ripeto, nell'arco di un campionato così impegnativo, così lungo e così caratterizzato da colpi di scena a ripetizione, questo episodio, così come in generale il giudizio è riservato all'intera prestazione fornita dal Benevento, indurrà certamente la squadra a serrare l'anghi, a riflettere sui propri errori e a ripartire. C'è un caso eclatante che riguarda il Pisa, un altro caso eclatante che riguarda il Como per motivi diversi. Il Pisa, che era la capolista, che a suon di gol, soprattutto del cannoniere Lucca, sembrava votato ad un campionato di assoluto dominio, invece è andato incontro ad una cocente delusione contro il Cittadella. Così come invece il Como, che aveva cominciato con molta fatica questa sua nuova esperienza in Serie B, dopo aver riconquistato finalmente il secondo campionato professionistico italiano, adesso sta marciando a vele spiegate e si è permesso il lusso di rifilare 4 gol al Perugia. Quindi è evidente che in questa altalena di risultati potesse essere coinvolto anche il Benevento, ma ripeto, la posizione attuale di classifica consente ai tifosi sanniti di confidare in un immediato riscatto della formazione beneventana, a cominciare dal prossimo turno, che proporrà questo interessante, molto interessante scontro al vertice con il Pisa domenica 21 novembre. Benissimo, un'ultima considerazione, arriva una pausa del campionato, in questo momento è propizia per il Benevento per riordinare un po' le idee? Sì, assolutamente sì, perché quando ti lasci alle spalle una giornata storta come quella che si è lasciata alle spalle il Benevento, nulla è più provvidenziale di una sosta durante la quale riflettere sugli errori commessi e ripartire di slancio.